E bentornati amici di Team Tech, finalmente un nuovo video, ho qui in mano un nuovo prodotto di cui parlarvi. Si tratta dell'LG G8S ThinQ. È uno smartphone che nasce con un prezzo di listino di 769 euro, è un top di gamma, sicuramente costa parecchio, ma è un prezzo che è assolutamente allineato con quanto proposto dagli altri competitor. È proprio dal prezzo che voglio partire, proprio perché sarà poi la svalutazione tipica degli smartphone Android a dire se questo smartphone ha un suo spazio all'interno del mercato. Infatti già ora si riesce a trovare a oltre 200 euro in meno, almeno su Amazon.it, che secondo me è sinonimo di garanzia. Proseguendo quindi, vi voglio mostrare quali sono le principali caratteristiche tecniche, ma soprattutto i principali modi in cui ho utilizzato questo smartphone. Nasce con le Air Motion, che sarebbero queste gesture che appunto vanno a riconoscere la nostra mano, eccetera, ma ci sono altre cose secondo me che meritano di essere menzionate quando si parla di LG G8S. Siete pronti? Iniziamo con questo nuovo video. Partiamo quindi con le principali specifiche tecniche di questo smartphone. Non perdiamoci in chiacchiere perché abbiamo qui un chip Snapdragon 855, quindi praticamente il meglio che offre il mercato, GPU Adreno 640, memoria che è da 6 GB di RAM, onestamente trovo che siano un quantitativo più che attuale e soprattutto anche futuribile, nonostante ormai alcuni smartphone siano arrivati a 12 GB, 64 GB di memoria interna, e qui secondo me LG poteva fare qualcosa in più offrendo almeno 128 GB. Poi abbiamo queste tre fotocamere posteriori che sono da 13, 12 e di nuovo 13 megapixel, mentre la fotocamera frontale dedicata ai selfie è una fotocamera da 8 megapixel. Arriveremo poi nel dettaglio a specificare che tipo di sensori sono. Abbiamo poi la batteria da 3550 mAh, Quick Charge 3.0, abbiamo la presenza di un display da 6.4 pollici con tecnologia HDR10 e ovviamente una tecnologia che permette una visione full vision, quindi effettivamente che copre quasi tutta la totalità della superficie frontale. Abbiamo però un notch molto molto importante nella parte frontale e soprattutto abbiamo delle dimensioni che sono abbastanza importanti, con circa 181 grammi di peso, 184 grammi di peso. Sono circa 3 grammi di differenza rispetto all'iPhone, tanto per fare un paragone. Un'altra cosa da dire è che è certificato IP68, quindi contro acqua e polvere, molto bene. E poi abbiamo la presenza del jack da 3,5 mm. Nasce con Android Pie 9.0, quindi uno smartphone aggiornato, anche se una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è che le patch di sicurezza sono ferme a maggio 2019. Certo, LG non è la più veloce per quanto riguarda gli aggiornamenti. Dopo questa breve panoramica, quindi iniziamo a parlare di questo smartphone, che è sicuramente molto interessante, ha delle caratteristiche interessanti, ma non è assolutamente perfetto. Farvi capire quali sono i suoi punti di forza, quelli di debolezza e capire appunto se è uno smartphone adatto a voi. Parliamo subito del display, parlando appunto del fatto che sono 6,4 pollici, che sono davvero ampi, ma come ogni display che appunto ha la presenza del notch, presenta qualche piccola difficoltà quando si vanno a visualizzare le notifiche, perché ovviamente lo spazio è ridotta. Ad esempio qui vedremo che c'è soltanto una piccola icona che riguarda per esempio Telegram, e in realtà ho molte più notifiche tirando giù la barra delle notifiche, ma tutto questo diciamo è abbastanza semplice da capire. La tecnologia è OLED, quindi si vede effettivamente molto bene e raggiunge veramente livelli di luminosità molto elevati. All'interno troviamo anche nelle impostazioni l'idea della tecnologia TrueView, quindi quella che va ad affaticare meno gli occhi con colorazioni meno fredde rispetto al solito. È molto interessante perché comunque è regolata da un sensore, quindi nel mio caso in questo esemplare tende magari a cambiare molto più spesso la tonalità dei colori, e onestamente non mi fa impazzire come scelta, o più che altro non so se è una scelta di LG o se è il mio esemplare che appunto ha un cambiamento della modalità TrueView molto rapido. Proseguendo appunto l'esplorazione, è uno smartphone che ha tecnologia HDR10, quindi significa avere dei colori brillanti, vividi e anche vivaci quando andiamo a osservare ad esempio i video su Netflix, che è una di quelle applicazioni che implementa questa tecnologia, e vi assicuro che si vede molto la differenza. Onestamente mi è capitato di utilizzarlo in questi giorni in cui ero in viaggio, quindi utilizzare molto anche lo smartphone come riproduzione multimediale, quindi con Netflix mi sono trovato davvero bene, una qualità di riproduzione davvero sopra la norma. Abbiamo la presenza comunque di cornici non proprio finissime, ci sono degli smartphone che fanno qualcosa di meglio, ma devo dire che comunque rendono l'utilizzo dello smartphone ben godibile, molto comodo. Sicuramente la presenza di questo notch frontale è quella che fa un po' la differenza, perché è davvero davvero molto grande, e se lo paragoniamo a quello di iPhone, adesso vi faccio vedere al volo un po' la differenza, sono davvero davvero
davvero davvero due smartphone che hanno dei notch molto molto importanti, però secondo me quello di LG si fa notare un po' di più. All'interno di questo notch ci sono diverse cose integrate, perché oltre ad avere lo speaker, appunto l'audio in capsula, ma anche la presenza della fotocamera frontale, abbiamo un sensore 3D che appunto è quello che deve andare a riconoscere le vene, che deve essere utilizzato per anche lo sblocco frontale, appunto facciale. Una cosa che vi dico è che sicuramente questo sblocco dello smartphone con il volto funziona molto bene e si va a sbloccare semplicemente inquadrandoci, proprio perché è uno sblocco 3D e anche di notte funziona molto bene. Un'altra cosa che vi voglio dire riguardo a questo sblocco frontale è che, essendo 3D, è davvero molto sicuro e vi consiglio di utilizzarlo per sbloccare per esempio le app di home banking e via discorrendo. È chiaro però che magari sempre sulle AirMotion si può fare qualche discorso in più. Io le ho utilizzate onestamente quasi mai, ho solo provato che funzionassero, poi onestamente di fare questi giochi alla Houdini non è che mi è piaciuto moltissimo, ma anche su questo arriveremo. In ogni caso vi consiglio di seguirmi sul mio account Instagram SimpliZode, perché lì pubblico tantissime prove degli smartphone che utilizzo giornalmente, e quindi magari se siete curiosi di sapere quali sono le prove che seguo ogni giorno, quello è il modo. Quindi venite su Instagram, account SimpliZode, oppure account tecnologici. A parte questo, vi racconto anche il fatto che effettivamente una delle cose che ho apprezzato moltissimo, la presenza del sensore Always on Display, che nacque appunto tempo fa, che appunto ci mostra le principali notifiche in quel momento sullo smartphone. Adesso l'ho toccato, quindi l'ho riattivato, e al tempo stesso ci mostra l'ora in maniera colorata, come potete vedere, e in questo caso vedete quella lucina che lampeggia, appunto il sensore che sta provando a capire se c'è un volto e quindi se deve andare a sbloccare. È uno smartphone molto interessante, quindi dal punto di vista del display, con cui mi sono trovato molto bene, e effettivamente è anche molto fluido. Le prestazioni sono davvero degne di nota, perché lo Snapdragon 855, i 6 GB di RAM lo rendono davvero fulmineo e rapido, anche quando si va a giocare con i giochi molto molto pesanti del Play Store, quelli che hanno una grafica molto importante. Ma la cosa che mi è piaciuta è che effettivamente l'interfaccia di LG, nonostante appunto non sia particolarmente cambiata e non sia particolarmente leggera, è comunque un'interfaccia ricca di opzioni, ma al tempo stesso è un'interfaccia che si è velocizzata nel tempo. Quando sarà un po' più minimale, sicuramente raggiungerà quel pizzico anche di appeal estetico in più, dato che ormai si sta andando sempre verso una via minimal. Cosa posso dirvi dal punto di vista delle mie impressioni quotidiane? Il fatto che questa backcover posteriore un po' specchiata è sì molto bella, devo dire che si fa notare, una delle cose che hanno notato di più anche le altre persone, c'è la presenza di un sensore di impronte digitali posto sotto ai tre sensori della fotocamera, molto rapido, molto preciso, molto veloce, però onestamente si sporca abbastanza. Adesso non so se riesco a farvi vedere se... Opla, scusate. Non so se si vede abbastanza, adesso un po' fatica a mettere a fuoco perché ecco, magari qui non si vede troppo il fatto che ci sono delle impronte, delle ditate, ma poi nell'utilizzo quotidiano si notano. All'interno della confezione trovate comunque una back cover di plastica, un silicone abbastanza morbido, però più rigido di quello che potreste trovare dentro agli smartphone Xiaomi, soprattutto rinforzato molto sui bordi laterali che vanno a coprire quindi le parti di cornici in metallo. E onestamente, nonostante non sia, diciamo, delle più protettive, è una soluzione che mi ha soddisfatto. È totalmente trasparente, è zigrinata all'interno per evitare graffi eccetera. Anche questa si sporca abbastanza, forse avrei scelto una soluzione magari più vicina al colore dello smartphone in sé, ma comunque è gratis, si trova all'interno della confezione insieme ad altre cose e tutto sommato ci sta assolutamente. Quello che vi voglio segnalare poi è che all'interno della confezione abbiamo molte più cose rispetto ad altri smartphone. Ad esempio abbiamo questo paio di cuffiette che adesso vi mostro, molto molto interessante, con un cavo che è praticamente in nylon nella parte principale, e con tanto di microfono, ovviamente, di controllo e regolazione del volume. E queste cuffie, rispetto a tante altre che si trovano all'interno del dispositivo, appunto di tanti altri dispositivi, sono davvero niente male. LG veramente ha fatto un buon lavoro ad inserirle all'interno. Questo cavo è durevole, lo utilizzate anche svariate volte, e vi assicuro che è un piacere ancora utilizzare il jack audio da 3,5 mm. Abbiamo all'interno poi la spilletta per aprire, non riuscirò mai a mostrarvelo, vabbè, non è importantissima, la spilletta per aprire lo smartphone,
cavo USB, scusate, USB Type-C, e questo è l'alimentatore per la ricarica, appunto, Quick Charge. È infatti un dispositivo dotato di Fast Charge, i tempistiche per la ricarica completa sono di circa 1 ora e 30 minuti e tutto sommato devo dire che non è affatto male come risultato. Parlando appunto dell'autonomia, devo dire che sono stato abbastanza perplesso, più che altro perché ho avuto dei giorni in cui ha dato veramente il peggio di sé, scendendo a 3 ore e mezza di schermo attivo, nonostante magari lo utilizzassi soltanto un po' per la riproduzione di video su YouTube, un po' di navigazione, un po' di Instagram, insomma un po' le solite cose, un utilizzo anche blando se vogliamo. Altri giorni ho superato veramente le aspettative, perché sono arrivato ad esempio a 5-6 ore di schermo attivo e in questo caso magari utilizzavo anche il GPS, schermo sempre attivo veramente, sempre collegato comunque alle celle, cambiamenti di celle perché ero in navigazione, poi l'ho utilizzato anche per giocare, vedere video eccetera, quindi mi sono reso conto che magari deve ancora rodarsi un pochino la batteria e da parte di LG secondo me ci sarà ancora del margine per migliorare la batteria in futuro, perché 3500 mAh, 550 mAh non sono pochi, effettivamente il display è comunque un display OLED, quindi dovrebbe consumare un po' di meno se scegliamo anche degli schermi, degli sfondi neri, e niente, tenetene in considerazione il fatto che la batteria è buona ma non ottima e che magari vi conviene portarvi qualche cavo appresso per ricaricarlo, diciamo, ongoing. Tornando a parlare poi del sensore TOF, Time of Flight, come lo definisce appunto LG, devo dire anche la verità, questo è carino, diciamo, come sistema, ma onestamente non vedo, adesso mi sta riconoscendo, mi dice posso aprire YouTube, poi vi farò vedere anche magari più nel dettaglio, posso andare a vedere su YouTube le principali cose, ma diciamo che vi ci vedete a fare questo gesto, diciamo, nella vita quotidiana? Io no, magari, quindi non ne ho trovato particolarmente l'utilità. Secondo me una soluzione del genere con un sensore magari implementato su una smart TV allora potrebbe davvero fare il suo. Non usiamo il telecomando, semplicemente andiamo a fare un po' Houdini e niente, riusciamo a utilizzare il televisore senza dover utilizzare telecomandi e affini. A parte questo, non è una critica, diciamo, verso quest'idea, ma semplicemente se mi metto a fare questi gesti davanti allo smartphone mi conviene prenderlo in mano e utilizzarlo, perché comunque ormai sono vicino e lo tocco e faccio molto prima. Parlando poi della fotocamera, devo dire che questa è forse, diciamo, invece il punto forte. Magari come qualità complessiva non è la miglior fotocamera che ho visto. Mi piace magari quella dei vari top di gamma Huawei, mi piace magari quella dei top di gamma Galaxy, un po' di più come qualità, ma come versatilità questa davvero, non ha rivali, perché abbiamo comunque un sensore grandangolare che ci permette di sbizzarrirci nelle foto, soprattutto quando siamo in giro e vogliamo fotografare un panorama, allora cerchiamo di utilizzare il grandangolare. Possiamo utilizzare comunque la fotocamera base, che offre degli ottimi spunti, degli ottimi scatti e che è capace di catturare bene anche la luce circostante, quindi non andando molto in difficoltà quando scende la notte, e anzi gli scatti risultano anche abbastanza naturali, con le riproduzioni dei colori molto fedeli a quelli che state osservando dal punto di vista reale, quindi quelle che vedete con i vostri occhi. In generale, diciamo, LG ha rinunciato un po' alla quantità di megapixel, quindi anche un po' al marketing se vogliamo, perché ha scelto soluzioni da 12, 13 e altri 12 megapixel, mentre frontalmente solo 8 megapixel. E questo significa aver puntato magari di più sulla pasta dei colori, su una sensazione magari un po' più piacevole quando andiamo a vedere le nostre foto scattate. Quello che mi ha un po' deluso è il sensore frontale, che è molto buono, diciamo, per catturare lo scatto, ma tende a far entrare un po' troppa luce. Ho notato che si tende a perdere un po' di nitidezza, di dettagli, soprattutto quando nei selfie magari fa un po' piacere avere, diciamo, un dettaglio preciso, ecco, mettiamola così. Il lavoro che viene fatto per sfocare, diciamo, lo sfondo funziona molto bene. Un'altra cosa che vi posso dire è che è capace di registrare video in 4K, molto anche fluidi, capace di cambiare l'esposizione, ma comunque mentre vi sto parlando ho deciso anche che vi mostro qualche foto in sovrimpressione per farvi capire se questo smartphone può fare il caso vostro dal punto di vista fotografico. Io vi dico che l'ho trovato davvero versatile, mi è piaciuto utilizzarlo in diverse circostanze, sia quando devo andare a fare delle foto un po' più ravvicinate agli oggetti, sia quando devo invece andare a catturare delle foto molto più ampie, e secondo me non è una cosa da sottovalutare quando si va ad acquistare uno smartphone. Quella che vi ho raccontato quindi è la mia esperienza, diciamo, con LG G8S, che sicuramente non è uno smartphone perfetto, sicuramente non è uno smartphone per tutti, ma alla fine si può comprare ad una cifra non esagerata, perché siamo comunque sui 500 euro, che non è assolutamente paragonabile a quelle di alcuni top di gamma che ancora sono molto oltre a queste cifre. Certo, è arrivato tardi sul mercato perché effettivamente è stato lanciato dopo, è arrivato magari con un po' di ritardo anche negli aggiornamenti, ma su questo LG potrebbe ancora dire la sua, aggiornandolo, rendendolo ancora più attuale
fuori per esempio con le patch di sicurezza. A parte questo, la grande versatilità mi fa consigliare questo smartphone a chi è solito andare in giro e utilizzare molto i vari sensori e le varie modalità di scatto manuale, quindi di andare a godersi davvero il proprio smartphone e la fotocamera del proprio smartphone in maniera disinvolta, disincantata, e che conosce appunto anche come si devono impostare i vari parametri. Se guardate ad esempio molto Netflix, allora l'HDR10 di questo smartphone, di questo display, potrebbe fare al caso vostro. Per me è sicuramente uno smartphone interessante, non mi sento di consigliarlo a tutti, sicuramente ci sono diversi competitor in questa fascia di prezzo, quindi se avete qualche dubbio se acquistare questo oppure un altro smartphone, fatemelo sapere attraverso il box dei commenti qui sotto, e in generale fatemi conoscere la vostra opinione, perché sono davvero curioso di sapere come vi rapportate con uno smartphone del genere, che ha sicuramente avuto meno pubblicità e merita di essere conosciuto. Quindi con questo è tutto, ma prima di chiudere la recensione vi ricordo di lasciare un like, perché è davvero importante per crescere, o un dislike se non vi dovesse essere piaciuto il video, ma soprattutto fatemi sapere nei commenti, perché i commenti, l'interazione, il fatto che parliamo insieme mi permettono di capire come volete i video, come strutturare i prossimi video degli smartphone che andrò a recensire. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima recensione, ciao da Stefano per Team Tech.